abbastanza ridere sentire le dichiarazioni dell'ex Ajax, addetto ai lavori, addetto stampa, addetto tutto, faceva tutto lui, diciamo, una sorta di tuttofare, Ent, questo credo sia il suo cognome, un ragazzo olandese che nel 1996 evidentemente l'ha preso talmente tanta male, l'ha presa talmente tanta male la sconfitta che ancora oggi, voglio dire, rosica di brutto. In un'intervista ai media olandesi per parlare del quarto di finale Juventus-Ajax, l'ex dell'Ajax, appunto, sembra un gioco delle parole, l'ex dell'Ajax, Ent, ha parlato, ribadisco, della finale del 96. Ha detto che la Juventus era una grande squadra, aveva grande individualità, poi si è tradito alla fine nel rosicare e ha detto semplicemente: ma la Juve però era dopata. Caro il mio fattorino dei miei stivali, che se te prendo, te faccio fa un volo, te mando direttamente noi in Olanda, in Germania, veramente con un calcio in Germania ti mando, a prescindere da tutto questo. La Juventus fu processata per abuso di farmaci, fu assolta. La prescrizione riguarda un altro tipo di reato, quello di cui si parla, cioè l'assunzione di creatina. Parliamo, chiamiamo le cose con il proprio nome. La Juventus fu assolta dal CIO, il Comitato Internazionale Olimpico. Ammesso che questo signore sappia che cosa sia il CIO, io non credo lo sappia, quindi lo spieghiamo. Il Comitato Internazionale Olimpico, il CIO, è il comitato che si occupa di, appunto, visionare in generale tutti i documenti riguardanti al calcio e in particolar modo a tutti quegli aspetti burocratici del calcio e anche di carattere disciplinare. Quindi il CIO ha l'obbligo di visionare le prestazioni sportive, di controllare se le accuse fatte nei confronti di un determinato giocatore, di una determinata squadra, sono effettivamente reali. Quando il CIO lesse le carte della Juventus e lesse uso di creatina, il CIO andò a spulciare all'interno dei propri documenti. In quei documenti c'era la lista delle sostanze proibite. La creatina non era all'epoca fra le sostanze proibite. Quindi di che cosa stiamo parlando? Il CIO emesse una sentenza e disse: la Juventus non è colpevole in quanto l'abuso di farmaci non c'è stato. Il CIO disse che la creatina non era un farmaco dopante. Come ve lo dobbiamo far capire? Oltre a dirvelo in italiano, come ve lo devo far capire? Cioè, io non so più come dire, o non capite, o lo fate apposta per non capire, perché rosicate di brutto a distanza di 22 anni. Ma sta a parlare te con l'Ajax, sta a parlare. L'Ajax ha avuto sempre una grande storia, negli anni 90 era una grande squadra, dalle prime tre al mondo, ma dopo gli anni 90 l'Ajax che è diventata? È diventato un porcaio che si sta riprendendo ora. Ora, non andiamo a mettere a fomentare rabbia prima del quarto di finale come i bambini delle elementari, perché ribadisco, l'avesse detta a me sta frase, io due ceffoni glieli davo, perché o leggi le cose e dici come stanno le cose e ti informi come stanno le cose, oppure fai una bella figura, fai una bella cosa, stai zitto, chiudi la bocca, che bello. Vai a informare, la cultura è ottima, la cultura è bellissima, perché la cultura ti permette di avere un'opinione che sia supportata dai fatti. Cioè, quando voi andate a leggere qualcosa sul giornale, quando voi sentite una voce, andate a documentare, non dite come i ritardati: ah, che bello, Juve dopata nel 96, Juve dopata. La Juventus fu assolta dal CIO e fu prescritta per un altro tipo di sentenza che riguardò i farmaci che tutta la Serie A all'epoca assumeva. Ma che vi credete che oggi non assumono farmaci? Voi credete veramente che nel mondo del calcio se prendono acqua colorata e sciroppo d'acero? Voglio dire, anche oggi ci saranno dei farmaci che non sono dopanti, sono dei farmaci prescritti dai medici per determinate cose, per determinate esigenze dei giocatori. Non credete alle favole di Cappuccetto Rosso in cui siamo tutti senza macchia, senza paura, la Juve è cattiva, la Juve è dopata. La Juve non fu dopata. Le persone che furono, come si dice, condannate, o meglio, non condannate, colpevolizzate da Zeman, dalle altre persone che puntarono il dito, voglio dire, furono risarcite con pesanti ammende nei loro confronti. Nel senso, le persone che puntarono il dito furono costrette a risarcirli, questi giocatori che furono colpevolizzati di doping. È una cosa questa qua, che ne sa nessuno. Se sono fatti le macchine con i risarcimenti che ci hanno avuto. Quindi, ragazzi, per favore, prima di parlare, cerchiamo di avere un pochino di cognizione di causa, perché altrimenti facciamo sempre figure di merda. Fa delle figure di merda. Oh, questo qui viene dall'Olanda e viene a fare. Tu che sei? Chi sei tu per dire la Juve era dopata? Sei un dirigente, sei un medico, sei un dottore, sei un giudice, sei un avvocato, sei un economista che parlava dei casi. Di che sei tu? Sei nessuno. Cioè, un fattorino, viene il fattorino della Juve e dice: oh, vedi che. Ma per tutto rispetto ai fattorini, ci mancherebbe altro, perché che significa che fattorino non può esprimere un'opinione? Puoi esprimere un'opinione, ma come tutte le persone, o ti va ad informare o te cuci la bocca. Perché ribadisco, due ceffoni non te li leva nessuno.